La casa di Casiraghi è un manicomio privato. Cioè, nell'archivio ci sono veramente degli oggetti, 6-8 mila titoli sono tanti, eh. C'è un piccolo universo di persone, da quelli molto conosciuti a quelli che magari è la prima volta che vengono, ma una ragazzina che passa per caso. John Cage, vedi, omaggio a John Cage. Questo è lui, no? Sto gradualmente imparando ad avere cura di me. Ci ho messo molto tempo, ma penso che quando morirò sarò in condizioni perfette. E siccome lui era un micologo famoso, amava, vedi, gli ho messo un acetato di funghi su una partitura di musica. Un'esperienza proprio più di incontro, perché l'oggetto, come ti ho detto, è un pezzetto di carta, se vuoi, no? Poi diciamo, la peculiarità è proprio quella che partecipano grandi artisti, non so, Vela Merini, ci sono degli inediti di Allen Ginsberg che mi ha dato lui. Oppure anche, non so, le cose di mio zio, mio nipote. Piatto unico per poeti e
in cassa integrazione. Praticamente c'è la spiegazione di come, e poi c'è quando uno è proprio in cassa integrazione conciato, sa che in un libro avrà una dose di, almeno per un giorno è salvo. Cioè come se c'è una costellazione incredibile di tantissime idee che poi vengono sviluppate o meno a seconda del desiderio. Questa qui è una cosa incredibile, questa è incredibile, vero? Vedi? È stato fatto così perché un signore mi ha portato questo oggetto, era talmente speciale che gli abbiamo fatto questo libricino. A cavallo di un somaro andiamo a piedi, no? E c'è la fotografia e guarda questo qui cosa ha fatto. È uno che fa fischietti con su dei cavallini di Pinocchio. Guarda che questo è un capolavoro, eh. Guarda che roba, tutti originali, Cioè è la scusa il libro, no? Un'esperienza proprio più di incontro, perché l'oggetto, come ti ho detto, è un pezzetto di carta, se vuoi, no?